Premio Italia Formula 1 2022 a Monza ci si attende il record di presenze durante tutto il weekend, più di 200.000 spettatori attesi, per molti di loro si tratterà della prima volta però presso il circuito Brianzolo anche a causa del Covid e proprio per questi spettatori abbiamo deciso di fare questo video. Dove guardare la gara se si dispone del biglietto Prato? Ciao amici del 3TV, bentornati. Primo video di anteprima del Gran Premio d'Italia Formula 1 2022 a Monza. Vi avevamo promesso un sacco di video, questo è il primo ed è dedicato a tutti coloro che per la prima volta si recheranno all'Autodromo Nazionale di Monza per vedere appunto il Gran Premio d'Italia. Ci si attende record di presenze, addirittura nella conferenza stampa di presentazione la direzione dell'autodromo, la leadership dell'autodromo ha dichiarato più di 200.000 spettatori attesi durante il corso di tutto il weekend. Per molti di loro si tratterà però della primissima volta all'Autodromo Nazionale di Monza, anche a causa del Covid ci sono moltissimi giovani che hanno acquistato il biglietto Prato. Abbiamo quindi pensato a loro e deciso di creare questo video per dare qualche indicazione su quali sono i posti migliori per vedere la gara, se si dispone del biglietto Prato, quali sono gli ingressi, quali sono un po' i tips and tricks per poter accedere al circuito e per poter vedere il Gran Premio nel modo migliore. Questi sono consigli basati sull'esperienza. Molti di noi, io, il press, il Piso, sono decenni che ci richiamo all'Autodromo Nazionale di Monza per vedere il Gran Premio, io ininterrottamente dall'84, e abbiamo deciso quindi di mettere insieme le nostre competenze e le nostre esperienze per potervi regalare alcune indicazioni importanti su come fruire al meglio del weekend del Gran Premio d'Italia. Attenzione bene, disclaimer: quest'anno alcune cose sono cambiate, quindi abbiamo delle informazioni parziali, quindi questi suggerimenti sono basati sulle nostre esperienze passate, potrebbero rivelarsi in alcuni casi non propriamente esatti. Faccio ad esempio riferimento appunto alla diversa conformazione delle zone destinate ai vari biglietti. Una delle zone più famose è sempre stata la parabolica. Da quest'anno ci sono dei biglietti speciali per il Prato parabolica, quindi se avete il biglietto Prato General Admission non potete entrare. Questo è solo uno degli esempi. Ci sono anche alcune tribunette che una volta erano dedicate al Prato, che in questo momento sembrano essere dedicate ad altri usi, ad esempio intorno alla zona dell'Ascari. Quindi tenete sempre presente che queste sono informazioni e suggerimenti che noi abbiamo voluto darvi sulla base dell'esperienza, potrebbero essere non esatti al 100%. Dicevamo che questo video è pensato principalmente per coloro che si recano per la prima volta e magari hanno un biglietto Prato. Molti giovani hanno scelto questa opzione anche a causa dei costi proibitivi, questo va detto. Ovviamente chi ha acquistato un tagliando per tribuna numerata non ha bisogno di suggerimenti su dove è meglio vedere la gara, perché ovviamente ha un posto assegnato. Monza è un circuito piuttosto ostico per il pubblico, nel senso che spesso le zone Prato non permettono una visuale ottimale, non forniscono una visuale ottimale della pista, anche a causa del layout del circuito, delle velocità. Monza è fondamentalmente la pista più veloce di tutto il calendario del mondiale e il layout, la conformazione del tracciato stesso non aiuta. È un tracciato che si snoda in un bosco, si snoda in un parco, quindi con tantissimi alberi che in un certo senso ostruiscono la visuale. Quindi difficilmente a Monza troverete una posizione, questo vale anche per le tribune, che vi permette di gustare una porzione molto ampia del tracciato, come invece succede in altre location. In particolare però per quanto riguarda i posti Prato, questa difficoltà aumenta, perché ovviamente si tratta di posti che sono in piedi accanto a una rete o su delle tribunette metalliche o di cemento che contano soltanto una manciata di gradini. Se a questo aggiungiamo, come dicevamo, la presenza delle piante, soprattutto nella zona del bosco dove gran parte della zona Prato si snoda, beh, è chiaro che questo fa sì che la visuale a Monza è in effetti piuttosto limitata. Dicevamo, quali sono le zone migliori? Una volta una delle zone migliori, come dicevamo, era la zona della parabolica. In questo momento la zona parabolica è stata assegnata a una zona di Prato Plus.
Ci sono tuttavia delle zone in parabolica che ancora dovrebbero permettere l'accesso alle zone stesse attraverso il biglietto Prato General Admission. In particolare parliamo della zona delle piccole gradonate di cemento che sono poste subito dopo la tribuna 26B. La tribuna 26B è posta all'uscita della parabolica all'interno, subito prima dell'ingresso a corsia box. Subito dopo questa tribuna sono presenti delle gradonate di cemento, da sempre accessibili con il biglietto Prato. Io sono andato per anni in quelle tribunette di cemento. Una volta veniva chiamato posto 11 perché il posto 11 dei commissari veniva proprio indicato con questo numero. Ricordo nel lontano 1990, se non sbaglio, Derek Warwick con la Lotus gialla sponsorizzata da una nota marca di sigarette cappottarsi proprio l'uscita della parabolica. E da quel punto abbiamo avuto una visuale pazzesca di questo incredibile incidente. L'anno prima, nel 1989, Ayrton Senna si ritirò proprio in parabolica e passò davanti a noi per poter rientrare in box a piedi. Quindi è una zona che può offrire anche alcuni spunti interessanti di colore. È una zona piuttosto ambita proprio perché è a fianco al podio, quindi permette anche un accesso, se vogliamo, facilitato, comunque un percorso più breve per poter fare poi la famosissima invasione che tutti vogliono fare a Monza. Su questo torneremo poi successivamente, e perché permette una visuale dell'ingresso box. Come dicevamo, anche in questo caso la visuale è piuttosto ridotta, tuttavia è una buona visuale. Quindi se volete restare nella zona della parabolica, perché poi la zona della parabolica è la zona del traguardo, è la zona intorno alla quale girano tutti gli eventi, girano le attrazioni principali, può essere una buona soluzione. Nel caso vogliate accedere a questa zona con il biglietto Prato, vi consiglio l'ingresso attraverso la porta Vedano, la porta Mirabello, che è posta all'altezza dell'ingresso della parabolica, oppure anche la porta Santa Maria alle Selve, che fondamentalmente vi dà accesso alla zona del traguardo, e poi da lì potete raggiungere l'interno della parabolica. Altra zona secondo me interessante, può avere senso, tuttavia da una visuale parziale, è posta sul rettifilo che collega la variante Ascari alla parabolica stessa. Negli anni quella zona di Prato si è ridotta, a maggior ragione quest'anno con l'introduzione di questi biglietti GF, quindi gradinata Prato all'interno della parabolica, che quindi, ripeto, non sono biglietto Prato, una volta lo era quella zona, adesso non lo è più. La zona della parabolica all'ingresso della parabolica si è ristretta alla zona Prato. Tuttavia, seppur posta in pieno rettilineo e quindi con una visuale decisamente ridotta a causa delle altissime velocità, può essere interessante dal punto di vista logistico andare a vedere la gara in questa zona. Perché? Perché si è sostanzialmente nella zona della fan zone, la famosa fan zone che tanto ha fatto penare gli organizzatori del Gran Premio e noi tifosi, perché è stata in dubbio fondamentalmente fino a lunedì 5 settembre, quindi a pochissimi giorni dall'inizio della manifestazione. La fan zone si farà nella zona del vecchio eliporto. L'eliporto è stato spostato nella zona del vecchio campeggio dove si campeggiava negli anni 70, 80 e 90. Adesso nella zona del vecchio eliporto viene creata la fan zone, che è stata confermata senza ruota panoramica. Bene, accedere alla zona Prato, ripeto, nel rettifilo che collega la variante Ascari alla curva parabolica, seppur non stupendo dal punto di vista visuale, ripeto, può avere molto senso dal punto di vista logistico, perché se vi date il cambio, qualcuno tiene il posto nel Prato, qualcuno va alla fan zone e poi vi date il cambio. Ripeto, non dimenticate che quando siete nel posto Prato non avete un posto numerato, quindi è fondamentale a Monza avere una strategia per poter mantenere il proprio posto e difenderlo con le unghie, perché col passare delle ore, avvicinandosi sempre di più all'orario dell'inizio del Gran Premio, sempre più gente si ammassa appunto nella zona Prato, e quindi vi dovete un po' stringere. Quindi se volete difendere il posto che avete conquistato magari la mattina presto, è fondamentale darvi il cambio. Avere la fan zone a portata di mano logisticamente può avere senso, ripeto, la visuale è un po' quella che è. Restando nella zona tra la Ascari e la parabolica, ci sono delle zone di nuovo di general admission, quindi di biglietto Prato, all'uscita dalla Ascari,
di fronte alle tribune 18, 19 e 20. Ci sono delle tribune di ferro che sono sempre state adibite a prato. Tenete presente che se guardiamo la mappa ufficiale fornita da Monza.net, il sito ufficiale di Monza, queste tribunette sembrano essere indicate con il numero 17, che però non ha alcuna indicazione ufficiale nella mappa stessa, quindi potrebbero essere adibite ad altre funzioni. Qualora invece fossero ancora disponibili per il biglietto prato, quella è una zona interessante. Io ho visto il Gran Premio d'Italia 2005, credo vinto da Kimi Raikkonen, se non erro, con una Ferrari in estrema difficoltà. Si riesce a vedere l'uscita dalla variante Ascari e parte dalla variante Ascari, diciamo, se come dire, roteate il capo, quindi potete scegliere cosa guardare. Non avete la visuale del maxi schermo, perché il maxi schermo è posto in modo che guardi le tribune, e le tribune ovviamente sono di fronte a voi, quindi non avete la visuale del maxi schermo, però di nuovo è un punto abbastanza spettacolare. Risalendo il circuito, percorrendolo al contrario, sempre nella zona Ascari, prima della tribuna 12, la mitica Ascari 3, che è posta all'ingresso della variante Ascari, sono presenti di nuovo alcune tribunette di metallo nella zona del bosco. Sono delle tribunette, secondo me, molto interessanti, soprattutto quelle che fondamentalmente terminano esattamente prima della tribuna Ascari 3, perché io vi ho visto la gara di Monza del 2002 con la vittoria di Barrichello sulla Ferrari, se non erro secondo Schumacher. Sono delle tribunette di zona prato che vi permettono di vedere la staccata all'ingresso della Ascari. Sono tribunette nel bosco, quindi la mattina presto potrebbe fare piuttosto fresco e potrebbe esserci un po' di umidità, però sono piuttosto spettacolari, e queste tribune sono presenti, a meno di modifiche di quest'anno che in questo momento non possiamo confermare o smentire, arrivano fino praticamente alla zona del serraglio, quindi tutta la discesa che dal serraglio porta alla variante Ascari presenta queste tribune, tribune del bosco. Sono interessanti, sono piuttosto spettacolari, quelle verso la Ascari 3 perché vi permettono di vedere la staccata, quelle verso il serraglio e la discesa che passa sotto la pista sopraelevata sono molto spettacolari per la velocità che potete, come dire, respirare e potete vedere che hanno le vetture. Anche in questo caso, secondo me, l'ingresso consigliato è quello di Santa Maria delle Selve. Se arrivate dalla zona di Biassono barra Vedano all'Ambro, Santa Maria delle Selve è un po' più corta rispetto all'ingresso Vedano, oppure ovviamente l'ingresso della zona di Lesmo, quindi c'è un ingresso posto tra la prima e la seconda di Lesmo, vi è un sottopasso che passa sotto la pista, sotto il raccordo tra la prima e la seconda di Lesmo, entrate nel bosco e da lì potete scendere verso la variante Ascari. Restando nella zona di Lesmo che menzionavo, ci sono dei punti spettacolari, anche in questo caso posti contro la rete o in alcuni casi con delle tribunette metalliche, se queste tribunette metalliche sono rimaste, e nella zona della seconda di Lesmo e nella zona della prima di Lesmo e del raccordo. Posto piuttosto spettacolare perché siete molto vicini alla pista, quindi potete vedere molto da vicino le vetture, di nuovo visuale ridotta, però molto ravvicinata. È interessante anche per quanto riguarda la driver's parade, perché quando i piloti passano a salutare la domenica prima dell'inizio del Gran Premio, circa un'ora, un'ora e mezza prima dell'inizio del Gran Premio, potete vederli veramente da vicino nella zona di Lesmo. Ovviamente, secondo me, l'ingresso consigliato è proprio quello di Lesmo. Tra l'altro è un ingresso molto interessante, facilmente raggiungibile se arrivate in treno. Continuando il percorso al contrario, sempre entrando dalla zona di Lesmo oppure entrando dall'ingresso Biassono, che è posto fuori dal curvone grande, detto anche curvone Biassono, una zona secondo me strategica, forse una delle mie preferite, è la zona della variante della Roggia. Le tribune sono bellissime, la variante della Roggia nel bosco. È tuttavia possibile assistere alla gara nella zona della variante della Roggia anche se avete un biglietto prato. Perché? Perché di nuovo sono presenti delle tribunette metalliche, di nuovo in questo caso nella zona del bosco, attaccate alla rete, tribunette che vi permettono di vedere la staccata della variante della Roggia e tutta la variante, da una visuale diversa da quella televisiva e diversa da quella che si ha dalla tribuna, sicuramente più schiacciata, però molto interessante. Ingresso Lesmo, ovviamente scendete da Lesmo e vi trovate questa zona sulla destra, oppure appena entrate sulla destra percorrete al contrario la pista,
passate la prima di Lesmo, dove anche in quel caso sono presenti le tribunette, scendete verso la Roggia, oppure di nuovo, come dicevo, ingresso Curvone Biassono, effettuate il sottopasso sotto il rettifilo subito prima della prima variante e rientrate e risalite dal bosco. Ultimissima opzione che mi sento di darvi è all'esterno della prima variante. Se entrate dall'ingresso Biassono, che è un ingresso ottimale insieme a quello Costa Alta, però soprattutto per quanto riguarda i pedoni è sicuramente l'ingresso Biassono quello ottimale per accedere alle tribune della prima variante, soprattutto all'esterno, a fianco delle tribune della prima variante esterna, quindi superata la prima variante verso il curvone Biassono, è presente una zona senza tribunette dove attaccati alla rete potete vedere il Gran Premio, vedete l'uscita della prima variante, anche in questo caso si tratta di una visuale piuttosto schiacciata, e siete sostanzialmente in quel pezzo di piccolo rettifilo che c'è tra l'uscita della prima variante e il curvone Biassono. Anche in questo caso visuale piuttosto limitata, tuttavia ripeto, secondo me è interessante perché vi permette di vedere da lontano in maniera, ripeto, schiacciata e parziale, però la prima variante al primo giro, che è uno dei momenti topici. L'anno scorso, non al primo giro, la zona prima variante è stata la zona clou per il famoso contatto tra Hamilton e Verstappen, quindi è una zona secondo me che di solito può regalare tantissime emozioni. Come dicevo, in questo caso il mio ingresso consigliato è l'ingresso Biassono. Orari, a che ora presentarsi in autodromo? Alle ore 20 del sabato sera l'autodromo chiude, quindi bisogna uscire dall'autodromo. Riaprirà domenica mattina alle 7. Il mio consiglio è di essere domenica mattina alle 7 davanti ai cancelli, quindi arrivate prima se volete accaparrarvi i posti migliori. Quindi scegliete il posto prima, in base al posto scegliete l'ingresso in base a quanto ci siamo detti, e cercate di essere alle 7 tra i primi ad essere al cancello d'ingresso con il vostro tagliando in mano. Mi raccomando, non scavalcate. Monza è famosa per gente che scavalca, non scavalcate, entrate col biglietto. Questo perché? Perché di nuovo, come dicevo, la visuale a Monza è veramente ridotta per i motivi che ci siamo detti, quindi anche i posti migliori non sono eccellenti sul prato, al contrario di altre location, mi viene in mente l'Austria. Quindi cercate veramente, se volete godervi la gara in particolare, di accaparrarvi i posti migliori. Se invece volete vivere l'esperienza più a 360 gradi, quindi la fan zone, cercare di andare a recuperare magari qualche autografo dai piloti, tendenzialmente in questo caso dovete spostarvi verso la zona dell'uscita parabolica perché l'ingresso paddock è in quella zona. Comunque più in generale, se volete vivere l'esperienza del weekend monzese più a 360 gradi, quindi vivere la fan zone, vivere tutta la zona del merchandising, vivere la zona dove si mangia e si beve, perché Monza è anche questo, beh, a questo punto forse un posto vale l'altro. Anzi, ripeto, il posto migliore è sul rettifilo, come dicevo, tra la Ascari e la parabolica. Probabilmente in quel caso potete arrivare anche dopo, secondo me potete arrivare anche alle 8:30, 9. Quella zona è una zona che si riempie più tardi rispetto alle altre, perché appunto è una zona con una visuale limitata, forse la visuale peggiore di tutto il prato a Monza. Saranno presenti come sempre gli stand, è già stato annunciato che gli stand enogastronomici avranno il metodo del gettone, come è stato Monza nel 2021 e come è stato Imola quest'anno nel 2022. Sarà possibile acquistare i gettoni cambiando del contante o acquistando i gettoni tramite carta di credito, oppure ordinando un braccialetto NFC da un apposito sito. Interessante soluzione, potete precaricare i soldi sul braccialetto NFC e poi pagare con il braccialetto. Interessante soluzione, secondo me, se volete evitare quantomeno la coda per il cambio dei gettoni. Questa era la mia personalissima guida su dove guardare il Gran Premio se si dispone del biglietto della zona Prato, ma ho voluto fare di più, ho voluto chiedere a uno dei miei compari, il Press e il Piso, in questo caso il Piso, che mi accompagna insieme al Press nelle dirette del giovedì sera e scrive con me gli articoli sull'informazione online, di darci il suo personalissimo parere, cioè qual è il posto preferito nel suo caso per vedere il Gran Premio d'Italia a Monza sul Prato. Sentiamo che cosa c'è detto. Buonasera, buonasera, buonasera amici. Allora, vedete la domanda di Stefano, io non ve lo dirò, ma ve lo indicherò. Secondo me sul Prato il posto più figo in assoluto
esattamente qua, che per gli intenditori è un posto veramente fighissimo. Comunque, per i non intenditori e neofiti, e noi vogliamo tanti neofiti perché la Formula 1 è bellissima, quindi più gente nuova si avvicina, più noi siamo felici. L'ESMO 2 secondo me è top, al Prato è proprio bello bello, perché li vedi proprio che la prendono in pieno con cattiveria, proprio, proprio un posto figo figo figo. Grazie Piso, e con questo direi che abbiamo concluso. Spero che questa guida vi sia stata utile, vi sarà utile durante la 3 giorni, soprattutto perché arriva domenica per vedere il Gran Premio. Tutto sommato direi che il sabato e il venerdì non dovrebbero esserci particolari problemi per quanto riguarda il Prato, poi magari verrò smentito. Noi saremo presenti con le nostre dirette già giovedì sera in diretta streaming, saremo già a Monza, sia io sia il Press e probabilmente anche il Piso, e poi durante il weekend cercheremo di farvi vivere il Gran Premio d'Italia con degli speciali, con dei video speciali, con dei video in diretta direttamente dall'autodromo tra una sessione e l'altra, anche un po' per tastare il polso. Noi saremo nella zona del traguardo, tribune 28, 27, 29, le tribune assegnate fondamentalmente ai Ferrari Club. Quindi cercheremo di farvi vivere un po' l'atmosfera dei tifosi sulle tribune tra una sessione e l'altra prima della gara. Cerchiamo di farvi vivere al meglio l'atmosfera di Monza, soprattutto per chi invece di voi non potrà essere presente, o per chi appunto sarà sul Prato e non si potrà muovere perché dovrà controllare e presidiare il proprio posto. Ci vediamo a Monza, vediamoci alla Fan Zone, troviamoci, beviamoci qualcosa insieme e nel frattempo commentate. Avete bisogno di qualche altra informazione, scrivetela nei commenti e cercheremo di rispondere. Ci vediamo a Monza.